Questa di Nello Bordoni è una mostra che arriva in netto ritardo rispetto a quello che avrebbe meritato. E, con Nello il rapporto è lunghissimo e nasce a metà degli anni 80, fine anni 80, con la creazione di Atelier Liberi, l'associazione che raccolse una decina di artisti all'epoca, e lui era uno di questi artisti. E poi nel tempo, dopo le attività dell'associazione con mostre che si sono svolte nel centro Italia, pubblicazione di cataloghi e un lavoro grosso fatto con la proposta di alcune mostre di artisti importantissimi che mettevamo a confronto con un ardire che poi non è venuto a mancare con i nostri artisti. Quindi abbiamo fatto la mostra di Roncillo con Sol Levitt e gli artisti dell'associazione, e tutta una serie di attività culturali, diciamo, che andavano oltre gli iscritti di Atelier Liberi, che questo poi è un metodo che è rimasto anche nelle mie attività fino ad oggi, quindi un'apertura rispetto a quello che il territorio offriva. E poi ci siamo, diciamo, persi, ci siamo ritrovati ultimamente, e in questa mostra arrivano alcuni lavori che io già ricordavo, risalenti a quell'epoca, nella struttura e nella composizione, ed è lavori nuovi. La maggior parte sono lavori su carta, a parte una grandissima tela, e ripeto, in netto ritardo, come spesso purtroppo succede, non solo a Terni. Arriviamo a dare questo piccolo omaggio a un artista che con una piccola parte della sua produzione, perché in realtà lui ha continuato a lavorare, quindi parliamo di 45-50 anni forse di lavoro, e potete immaginare quello che giace nella sua casa, nel suo laboratorio. Iniziamo da qui e vediamo se poi riusciamo ad andare avanti nella ricerca di un lavoro che è, ripeto, lungo, complesso, e in cui comunque lui ha sempre mantenuto un suo fare che lo rende riconoscibile anche oggi.